Per il mese di febbraio in Abruzzo sono previste l'arrivo di 55.000 dosi, fornitura che permetterà di avviare la campagna di vaccinazione contro il Covid per gli over 80. Vista la grande richiesta da parte di anziani, persone disabili e con malattie croniche che si sono prenotati per essere vaccinati, la Regione si sta organizzando per essere pronta per la fase 2. Proprio stamattina c'è stata confermata già la consegna della prossima settimana, per cui arriveranno ulteriori vaccini Pfizer e stiamo aspettando la conferma anche di Moderna. Per cui, insomma, se vengono rispettate le consegne avremo circa 55.000 vaccini. Moderna ha comunicato una riduzione del 20% sulla consegna del lotto, però possiamo partire con la campagna vaccinale per quanto riguarda gli ultraottantenni. Ci siamo dati come data il 15, qualche ASL partirà un po' prima, qualche ASL un po' dopo, però diciamo che il 15 è la data per, diciamo, di inizio della vaccinazione degli ultraottantenni. E quindi con una, come dire, abbiamo pensato ad un modello che prevede, insomma, il coinvolgimento almeno dei comuni e dei sindaci nei vari territori, e poi vedremo per quello che sarà l'accordo con i medici di famiglia. Non appena si sarà concluso l'accordo fra governo e l'ordine, vedremo poi come e in che modo farci dare una mano anche dai medici di medicina generale. Dunque la data fissata per dare avvio a questa campagna è quella del 15 febbraio, anche se, come precisato dal coordinatore regionale dei vaccini Covid Abruzzo, Maurizio Brucchi, si partirà al momento solo con gli ultraottantenni. Allo stato attuale tocca soltanto agli ultraottantenni. È chiaro che poi nella conferenza Stato-Regioni di ieri si sono stabilite anche le diverse categorie e i tempi in cui queste categorie poi verranno vaccinate. Penso alla scuola, penso alle forze di polizia, penso alle carceri, penso ovviamente ai disabili, alle patologie croniche, ai malati con patologie croniche, per cui dovremo un attimino nella giornata di oggi e domani fare il punto su questa situazione e cominciarci a preparare a quella che sarà poi anche la vaccinazione di queste categorie. Si aspetta per metà febbraio anche AstraZeneca e credo che sia importante la novità del fatto che sarà il Ministero stesso, cioè il Ministero della Sanità, a stabilire quali categorie andranno vaccinate con l'AstraZeneca.